Caro Sick Wolf, mo te rispondo io, perché io video del genere non ne posso vedere, non ne posso neanche permettere che uno sulla piattaforma parla di sportività, parla di giornalismo e tutto quello che vi pare. Tutto quello che vi pare. Ma la prima cosa è, Commisso sfoga la sua rabbia sulla Juventus, o meglio, su tutta la Serie A, parlando proprio della Juventus. Ed è una cosa, a quanto mi pare piace a me da tifoso interista, giusta, ma non solo perché sono tifoso interista, ma anche perché noi ci siamo letteralmente rotti le palle di vedere cose del genere. Sick Wolf, io non voglio andare sul personale, non voglio andare contro di te. Ma in questo video purtroppo, tra virgolette, lo devo fare. Ho visto il tuo video. Ho visto quello che hai detto sulla Juve. Allora, prima cosa, questo si chiama leccaggio di culo. Questo si chiama tenersi i Juventini nel proprio canale e non perdere nessuna visibilità. E nessun iscritto, perché questa non è sportività. Questo non è essere giornalisti. Questo è essere paraculi. Ricordatelo, Sick Wolf, paraculo che non sei altro. Perché finché tu mi elogi il calcio di rigore di Pezzella, quello sono d'accordo anch'io. Ma come dice l'asso di Roma, e come non penso che dica solo io, oppure non penso che pensa solo l'asso di Roma, i falli De Ligt contro il Torino, contro il Bologna, non sono stati mai fischiati. E l'arbitro che c'era domenica alle 12:30 a Torino ad arbitrare, scusate, la partita di Juve-Fiorentina. Il primo rigore ci sta a fischiarlo. Ma allora fischiami anche quello contro il Bologna e il Torino di De Ligt. Queste cose però non le hai elogiate. Vogliamo parlare del rigore che c'è su Bentancur? Vogliamo parlare che 2 settimane fa su Ashley Young in area di rigore c'è stato lo stesso contatto e non gli è stato fischiato un cazzo. Di che cazzo stiamo a parlare? Di che cosa stiamo parlando? La mafia nel calcio c'è e continuerà ad esistere. Io non voglio andare contro gli Juventini sportivi, ma io voglio andare contro Sick Wolf per le merite cazzate e minchiate che ha detto e contro tutti i tifosi antisportivi della Juve. Perché questo non si chiama più calcio. Questo non si chiama più essere giornalisti o sportivi. Questo è tutto paraculo. Allora, prima di farmi un discorso del genere, caro Sickwolf, perché non gli elogi tutte le cose che sono state date contro all'Inter, contro al Bologna e contro al Torino, contro la stessa Juventus? Perché ogni settimana dobbiamo avere la paura di guardare una partita di calcio e sapendo e pur sapendo già che i favori arbitrali sono tutti da parte della Juve e quando c'è qualcosa contro la Juve non viene fischiata mai? Perché, caro Sickwolf, tu sei tanto giornalista, elogi di essere tanto sportivo, ma adesso ne sei sceso veramente giù. Tu puoi fare tutto quel cazzo che te pare, io sulla vita tua non c'ho niente a che fare, quindi non voglio stare qua a parlare di questo, ma quando vedo certi video del genere mi viene da sboccare, Sick Wolf, mi viene da sboccare. Perché hai dato una manica di cazzate. E Commisso avrà le sue ragioni per far certe cose del genere. Io non sto dicendo che la Juve ruba. Sto
ormai è da anni che ruba e quindi ci siamo stancati di dire che ruba. Però è tutto a livello pari. Nel calcio si bisogna parlare a tutto livello pari, che purtroppo al calcio d'oggi non è così, perché la Juve lo sappiamo tutti, ragazzi, che è favorita su tutti gli aspetti effettivi di una partita di calcio. Questo lo bisogna riconoscerlo, se sei sportivo, se sei giornalista. Perché non le dici queste cose? Perché non parli dei rigori che c'erano contro la Juve, contro il Torino e contro il Bologna? A favore del Torino, a favore del Bologna. Perché non parli di Ashley Young? Quando 2 settimane fa alle 12:30, lo stesso orario di Juve Fiorentina, è caduta in mezzo all'area di rigore e il contatto era lo stesso minimo di Bentancur. Perché non lo elogi questo? Perché sei un tifoso del merda. Perché tu non sei un giornalista. Tu sei un paraculato del merda. Io queste cose non le posso proprio vedere. E io non sto facendo questo video per fare le visualizzazioni. Io sto facendo questo video perché non sopporto tifosi come te. Ma soprattutto, cioè, sai da quando l'avevo capito questo? Da quando avevi alzato la maglia di Cristiano Ronaldo. Da quando avevi indossato la maglia della Juve. È da lì che ho capito tutto. Tu sei un paraculo. Punto. Io per qualsiasi cosa. Quando c'era da dire, quando c'era da scontrarsi con qualcuno, io ci ho sempre messo la faccia e ce la sto mettendo di nuovo. Quindi, caro Silkworth, occhi a quello che dici. E purtroppo, tu hai il potere, hai più iscritti e c'è la gente che ti appoggia. Grazie a sto cazzo, fai il lecchino. Ma non sei sportivo e seconda cosa, non sei giornalista. Iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, se ancora non l'avete fatto lasciate like, commentate, condividete, un bacio a tutti, io il nome dell'Inter lo difendo, io quando ci andare contro qualcosa ci vado, io voglio sportività, punto, amala sempre.